E ciao ragazzi, ora sto registrando a questa ora dove c'è un sacco di gente che sta facendo live, se in SG, Smoka TV o Lucas, come lo volete chiamare. E ragazzi, questa non è una live perché non ho 1000 iscritti, ma vi farò vedere quanto sono migliorato su, perché una volta, ora non so quando, ma vi avevo fatto vedere su un video come ero forte, quanto ero forte e non ero manco forte. Ora ho cambiato i tasti, quindi potete vedere con L modifico anche la freccetta, li modificavo ancora con A perché non l'avevo cambiato i tasti. E quindi ora vi faccio vedere quanto e ditemi nei commenti se sono migliorato oppure sono sempre scarsone. Ah, sono solo io, non c'è nessun altro, perché proprio per farvi vedere. Per questo video non chiedo like, cioè se volete mettere like, sì, grazie. Dico solo iscrivetevi, attivate la campanella. Casomai per questo video chiederò la quota di 15 like e credo che ci possiamo arrivare. Allora, io inizio da qui. Non so il perché. E vai. Ragazzi, non sono fortissimi, anzi sono scarsissimi. Ecco, appunto. Ho già sbagliato. Poi casomai vi consiglio delle impostazioni. Almeno facciamo un video più lungo. Ah raga, gioco da Switch, quindi a volte se sbaglio qualcosa c'è normale. Non posso essere un mostro da Switch. Questa skin è anche molto molto carina, cioè mi piace veramente molto. Cioè l'ho comprata, prima c'avevo 1100 V-Bucks, mo ne ho 300, ma vabbè. Tanto c'ho il pass, non ci facevo niente. Certo, ci volevo comprare il pass della prossima season, ma vabbè, dai. E ora una cosa, ragazzi, non mi bannate perché non sono macro, sono impostazioni, quindi non dite niente perché sono, fanno anche schifo, quindi non sono macro, sono impostazioni, ragazzi, e quindi non sono niente, sono solo le impostazioni più forti al mondo, cioè più forti da Switch o delle dalle cose. Ok, allora direi che continuiamo un pochino. Se volete e non volete più guardare, skippate, cioè non skippate il video, casomai skippate la parte, e credo che può bastare. E allora ora vi faccio vedere le impostazioni che uso. Saranno delle impostazioni strane, cioè vi dovrete abituare. Infatti, vai, iniziamo. Allora andiamo alle impostazioni e qui possiamo trovare apertura automatica porte, mettiamo sì, assolutamente. E raga, dopo apertura automatica porte, vabbè, attivo appuntamento, no, io non lo uso, ma poi allora qui modifica il tempo di pressione 150, corsa automatica, controllo sì, costruzione immediata, prof, come si chiama, sì, no scusatemi, grazie, no, sensibilità visuale sì, 10 pazzo e qui abbiamo finito. Poi qui abbiamo comandi combattimento, ZL usa mirino, L arma precedente. E vabbè, quindi ora ve le faccio vedere, non le devo studiare. Questa
modifica sul novella cosa e attacca conferma, arma successiva, cambia modalità, ricarica, interagisci, posizione, indicatore, salta, accorcia, si ripara. E ora quell'altre. E questi erano i comandi di combattimento. Ora su modifica comandi, vabbè, è ZL scollegato, L scollegato, il trattino sopra scollegato, il trattino a destra attiva e disattiva piccone, poi gli altri, tutti gli altri scollegati, ZR seleziona, R ripristina, X scollegato, Y scollegato, A conferma, B salta, R accovacciati e ripara. E ragazzi, potrete avere un gameplay migliore di questo qui, che se andate su impostazioni, andate su controller, io una volta c'avevo professionista della costruzione, mettiamo applica, cioè dovete pigiare A, poi non vi prenderà, cioè è anche, sì, è carino, però ragazzi, cioè voi dovete mettere, fate caso, cioè dovrete mettere pigiare A per la costruzione e A per la modifica, quindi, cioè, quando vorrete modificare forse vi prende la costruzione e quindi non ce la fate, e quindi io sono un tasto diverso per la modifica e la costruzione. E ecco il mio personalizzato. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Per oggi è tutto. E ciao, iscrivetevi e 15 like per questo video. Ciao!